Bentornati al Castardesca ancora una volta, chissà se per l'ultima, signore e signori. Dren sul 2-1 contro gli Away From Normal, ad un passo da quindi quella che a tutti gli effetti per loro sarebbe la finale, perché in caso di due best of five vinte si è confermati oppure promossi nel PG Nationals 2024. Effettivamente per loro è un'occasione abbastanza ghiotta. Va detto però che dovranno affrontare degli avversari di tutto rispetto, perché come abbiamo detto, domani ci aspetta una serie molto emozionante e indipendentemente dal vittorioso di oggi ci sarà uno scoglio. Indipendentemente da tutto, cioè sappiamo che trovandoci con quattro squadre ad avere il double elimination siamo in una situazione in cui devi vincerne due prima di perderne due. Molto semplice concettualmente. Per i Dren trovarsi già match point, secondo me, capitalizzando anche su uno stile di gioco lineare, funzionale, sulle loro corde, quindi proponendo se stessi, non è una cosa da poco quella che sto sottolineando, perché quando tu proponi uno stile di gioco così personale e vedi essere così efficace contro la squadra avversaria, questo ha un grande pedaggio psicologico da pagare dall'altro lato, perché obbliga il team avversario a doversi reinventare ogni volta pur di affrontarti. Sì, assolutamente. E sicuramente per adesso per gli Away From Normal ci sarà il pensiero nel cosa possiamo tirar fuori. Tiriamo fuori tutte quante le carte che abbiamo in serbo, oppure abbiamo qualcosa da ancora che vogliamo trattenere per le prossime best of five. Non sono sicuramente nello scenario più comodo loro. I Dren, tra l'altro, appunto, non hanno dimostrato niente in questa best of five. Non hanno mostrato niente, hanno giocato due volte la stessa hanno comp. Hanno dimostrato, ma non hanno mostrato. Quindi sono veramente comodi in attesa eventualmente di una tra Nova o Enemies in caso di vittoria in questo caso. Ma appunto, prima almeno c'è questo game per loro. E allora, vediamo questa Champions Select come si evolve. Ancora il ban di Ziggs, ormai Gigi non vedrà quel campione in nessun modo. Che tra l'altro è proprio il ban, come dicevi, non hai preparato, sai che loro lo giocano, magari non hai preparato niente di contro, che dici, ma tanto non lo giocano né Novo né Enemies, che problema c'è? Anzi, perché devi prepararti? Nel senso, considerando, questa è una cosa della quale secondo me si parla troppo poco globalmente in sede di casting, perché effettivamente ci sono sempre i nostri libroni di matematica, di teoria di draft, dove dici se A allora B, se B allora C. Però effettivamente ci sono campioni che sono drenanti dal punto di vista dell'allenamento. E ti faccio un esempio in Senna. Senna è l'esempio più chiaro. Sì. Perché Senna, tu porti sì il tuo supporto ad allenare un campione, ma il tuo AD carry, abituato a giocare a tiratori, deve imparare 8 nuovi bruiser. E tutto il tempo le centinaia di game investite su quegli 8 bruiser scompaiono su un singolo ban. Sì. E quindi nessun team allena quella strategia perché è disfunzionale. Ecco, Ziggs, in un contesto in cui sai che su 3 team potenziali che avrai come avversari lo gioca un team, è tanto tempo che viene perso, tra tante virgolette, passatemi il termine, ad allenarsi. Quindi rimuovilo, non serve andarci a giocare contro. Bandi Maokai. Bandi Maokai a disposizione LeBlanc e Tristana. E questo già è un bel cambiamento da parte degli FN. Perché costringi a scegliere uno dei due, magari non è detto neanche che tu vada a prendere LeBlanc se gli altri te lo lasciano. Puoi lockare Tristana nell'ottica di affrontare comunque col doppio tiratore la squadra avversaria e giocare con Tristana da static per contestare la static di LeBlanc. Tanto Tristana, voglio dire, static, no, sono alla fine loro a prendere LeBlanc dalla loro. Ed è storicamente il miglior campione di Fez, quindi anche questo ha tutto il senso del mondo che arrivi. Però a questo punto degli FN deve arrivare Tristana. Cioè, non mi aspetto altro. Magari la prendi come terzo pick e non come primo o secondo, però in questa coppa deve arrivare. È un rischio, perché se non lo vai a prendere in prima rotazione, rischi che i Dren la vadano a mettere in corsia inferiore pur di togliertela dal tier 0 della mid lane. Sì. Quindi molto più sicuro andare a lockare adesso Tristana, volendo anche giungla. E questo è un po' il Proving Ground Special. Abbiamo visto tantissimo in questi playoff. Ieri sera l'abbiamo visto tantissimo nelle mani di Zewi degli Underworld. Parlavamo di Wombo Combo, semplicità, giocare compatti, che è stata un po' la chiave degli AFN stasera. Miss Fortune, proprio lei. Miss Fortune rompe anche molto l'idea dietro al giocare contro quella Ashe, perché stiamo parlando di un campione decisamente più aggressivo a livello di build, a livello di playstyle. Parliamo comunque di un campione che potrebbe venire punito da eventuale Rass se Tabba volesse riproporre Ezreal, questo è vero. Ezreal complementa però meno LeBlanc da corsia centrale. È vero che LeBlanc da static ha comunque una buona pressione. Restituiscono a Cheng il suo Xante. Squadra che vince non si cambia. Rel Xante continua ad essere il B2
2-3 dei trend. E anzi, potremmo vedere Ploxy su qualcosa di un po' più creativo, qualcosa di un po' più anche divertente del solito Maokai che vediamo ormai da un anno a questa parte, visto che siamo vicini all'anniversario dell'arrivo di Maokai Giungla. Deve essere miserabile giocare competitivamente Giungla, veramente, sì. Come esperienza. Lancia il sapling, continua a lanciare il sapling. E se non lanci il sapling, fino a poco tempo fa era premier sul carry con tutti i campioni che c'erano nel meta, letteralmente tutti. Arriva Alistar invece, quindi cambiano anche i ban in seconda rotazione da parte di Dren adesso. Però qui dobbiamo discutere di che cosa i Dren andranno a selezionare, perché non è detto che non sia Rell in giungla. Vero. Perché con Alistar in corsia inferiore, è vero che l'abbiamo analizzato prima nello spiegare la vecchia Rell e la nuova Rell nei counter matchup. È vero che la nuova Rell è uno skill matchup contro Alistar, non è un counter diretto. Ma è anche vero che potresti voler sciogliere la scomodità mettendo qualcosa di più comodo nelle mani di Paradox. Dipende ovviamente da come vanno ad intendere quella lane. Ed ecco che Exos va a prendere anche Gragas per avere un altro counter di Rell in giungla. Perché no? Sì. Perché no? Non mi dispiacerebbe, no. Non mi dispiacerebbe, anche perché bannata Poppy, quella come opzione scompare. Matteo, comunque, la sua Poppy è stata una minaccia. Sì. È vero che ha avuto molta meno agency contro Xante, ma preferisci rimuoverla dalle sue mani. Ormai più un ban di rispetto adesso che ti hanno sollevato dall'onere di dover bannare supporti in seconda rotazione. E penso proprio che vedremo anche un altro ban sulla top lane. Non mi aspetto di vedere, oh no, Thalia, parlavamo di jungler AP, però con Gragas scherzavamo, Thalia ha tutto il senso del mondo. Non mi aspettavo il Kha'Zix di Exo, stavo dicendo, hai già Rell Xante, tendenzialmente non è un problema gestire un assassin come quello che Exo può pilotare dalla sua. Jungler che potrebbe anche arrivare qua, potresti anche decidere di prendere il top laner alla cieca. E che top laner? Oddio, la cieca, c'è Xante, bloccato, scusatemi. No, beh, più che altro non sai che cosa affronterai in giungla, quindi diciamo, sì, che è comunque un mezzo cieco. Considerando che stai giocando tank contro tank, considerando che stai giocando Malphite contro una composizione molto mobile, tra l'altro. LeBlanc e Rell Xante non sono tre campioni che vuoi punire con Malphite. E Xayah non fa che far piovere sul bagnato. Ci sarebbe disponibile Rakan? Sì. Se vuoi continuare, appunto, come dicevamo, a giocare Rell in giungla e complementare Xayah con un pick dedicato. Però appunto Malphite non ha dei target comodi in questa composizione. No, assolutamente. Va a rispondere molto bene a tutta la comp degli AFN questa Xayah, perché rovina quella wombo comp e alla fine non sarà Rell in giungla. Rell sarà il support. Ancora una volta nelle mani di Paradox, Plox si va a prendere un Nocturne per sé, per bloccare un carry immobile come Miss Fortune, per andare anche a zoppare un po' con la Tristana, cosetta a saltare via, per rendere difficile la vita a Malphite con le sue supreme all'interno dei combattimenti. A questo punto Exos, vediamo come risponde. Manca solo il suo jungler da bloccare. Ed è Lilia, alla fine. Considerata la presenza di Tristana e di Miss Fortune, vai a mettere un carry da potere magico. È vero che hai il danno magico da Malphite, ma non me lo aspetto a P quel Malphite, sì, sulla topside. Quindi Lilia per Exos. Lilia da 13.14. Cambia molto il modo di concepire il campione competitivo. Si distacca dalle maschere. Adesso vediamo anche la comparsa della Lilia da bastone secolare. Una Lilia che ci mette un po' più tempo a entrare in partita, ma che è molto più aggressiva. Diventa praticamente un battle mage a quel punto, senza considerare la sinergia tra il bastone secolare e l'abbraccio demoniaco, che il campione comunque adora come oggetto. Mi piace come chiusura. Il problema grande degli AFN è la wombo comp che sta giocando contro una composizione che non vuole farsi wombo combare. Cercare di chiudere su Xayah non sarà semplice, cercare di isolare LeBlanc non sarà semplice, e comunque appena vedi i tasti iniziare a premersi da parte degli AFN puoi spegnere le luci con Nocturne. Quindi tematicamente torniamo agli AFN ai quali piace giocare sul filo del rasoio, vivere la vita pericolosa di chi, se preme i tasti bene, vince in maniera spettacolare e sgargiante. Se non riesci però a connettere, rischi di fare una brutta figura. Il lock di Xayah che ci ha privato di vedere Amumu, Miss Fortune, Alistar e Malphite, esatto, nella stessa, esatto, composizione, purtroppo. Sarebbe stato un altro passo verso quello lean. No, però il anche Bronzodia, il Bronzodia pieno vecchio stile. Che bello. No, però anche Lilia, un campione che può un po' aggirare invece quel tumulto di piume con il suo danno sostenuto, con anche la sua Nina Nanna, banalmente, che sì, se viene forzata prima degli altri controlli,
bla bla, i discorsi che facevamo prima su REL. Se Malphite allora sì, se non Malphite esatto, allora no, nel senso abbiamo fatto questo discorso con tutte le comp, le comp che abbiamo avuto stasera con tutti i campioni, una volta Renata Glask, e una sono volta gli fan che giocano sì, Wombo, quindi sì, alla fine è normale dover ripetere questo come leitmotiv delle loro draft. Vogliono premere tutto insieme. Lilia sposta questo discorso perché può premere tutto insieme, ma può semplicemente aspettare che Malphite baiti la ulti di Xayah e poi addormentarla. E tra l'altro altra interazione che anche questa ripetiamo abbastanza spesso, ma Lilia e Miss Fortune non le vediamo così spesso insieme, l'addormentamento non viene interrotto dalla suprema di Miss Fortune. Questa cosa andrò poi a controllare, perché ricordo che c'erano state delle discussioni da parte del reparto bilanciamento di Riot, okay, non penso che sia stata ancora rimossa, okay, però poi andrò a controllare. Non so, ho una pulce qui dietro che mi dice sì, ma è vero, ma Medler ha detto qualcosa al riguardo, okay, però in ogni caso stiamo parlando di un facile setup. Il problema grande di tutto questo discorso è che è vero, per Xayah è facile schivare le abilità avversarie, ma è anche vero che stiamo parlando di un tiratore a gittata ridotta, yes, per Xayah non sarà facile fare danno sulla corsia inferiore dei Dren. Comunque c'è questa ascia che continua a pendere in maniera pendolare sulle loro teste, rischiando di minacciare non tanto l'idea di uccidere gli avversari, ma impedirne i click. Una Xayah morta e una Xayah viva che non autoattacca sono altrettanto utili. Sì. Oh, fans, quello è un elettroshock. Siamo sulla landa, ma quello è un elettroshock sulle blank. Addirittura! Ye old AP LeBlanc. 30 secondi alla generazione. Che bello. Quanto è più bella da vedere. Ho ceduto, sì, lo so. Sono diventato anch'io un odiatore, uno static hater. Però LeBlanc AP è proprio bella. Cioè. Ok. Ok, si cambia completamente direzione. Cercano il burst. Questo rende Nocturne un po' più pericoloso sulla backline. Molto più pericoloso. Da non sottovalutare a questo punto la possibilità di flanking che può avere Fans con anche il teletrasporto che non viene spottato, semplicemente con la paranoia attivata. Miss Fortune sempre immobile deve stare. Miss Fortune con primo attacco, quindi letality? Potrebbe essere a questo punto, proprio per cercare di inserirsi in quella che è stata per adesso la comoda finestra del mid game dei Dren. Cerchi di combatterli sul loro stesso territorio, ti sposti dalla necessità di scalare su quell'ash, che per carità è un ash che sulla lama del re rovina aveva cambiato molto i suoi ritmi, ma è anche vero che comunque Miss Fortune, se dobbiamo parlare di aggressività e mettere i due tiratori a paragone, non c'è paragone. Iniziamo a vedere come va avanti questa fase di corsia con le piume che si insinuano alle spalle. Paradox trova anche un buon ingaggio su Pinkmin, ma semplicemente si mangia la scossa d'assestamento avversaria, mentre Nox piazza la carica esplosiva che fa un rumore devastante. Ma cos'è? Cosa sono queste skin? Ma perché? Particolarmente questo, devo dire. Una LeBlanc che tra l'altro non so perché mi assomiglia tanto a Jinx. Sarà che il mantello sembra due trecce ai suoi lati. È però vero. Però non tira, non spara lei stavolta. Start dei due jungler è stavolta speculare. Partono entrambi dal lato blu della propria, lato rosso, scusate, della propria giungla, verso il lato blu. Quindi vuol dire che Exos si sposterà verso la corsia inferiore, mentre Ploxy sarà verso quella superiore. Taba e Paradox infatti premono adesso, perché tra poco dovranno stare sotto torre ad aspettare. Taba e Paradox però con questa grossa wave possono concedersi anche dei comodi reset. Ad esempio niente impedisce a Taba di tornare adesso in base per un mietitore e cercare di velocizzare il suo tempo di corsia. Tanto per adesso vuoi un double up alla volta, ma comunque quella Miss Fortune dovrà investire mana per rimanere tranquilla sotto torre. Quanto è bella LeBlanc AP, guarda che danni che ha messo giù su Nox. Nox che tra l'altro abbiamo visto ha determinazione secondaria, ha il bon plating mi pare di aver visto, quindi può assorbire bene LeBlanc in teoria. Però se Fenz trova questi angoli è comunque un assassin contro un tiratore. Sì, è una cosa che potrebbe obbligare a dei tech Tristana, ma in caso Tristana andasse a techare in maniera dedicata, LeBlanc ha vita un po' più difficile. Sì. Sto parlando di una mangia magia molto semplicemente, sì, cosa che abbiamo visto spesso in questi matchup. Mentre top lane, il solito Cheng che si fa un po' premere nella prima fase di partita, c'è anche Ploxy adesso in zona, quindi Matteo dovrà stare estremamente attento. Basta un controllo da parte Cheng, un colpo di un tofu a segno, eccolo che viene caricata la Q3. Prova ad andare in avanti con lo scatto, si mangiano il flash di Malphite e già questo può bastare.
Flash è andato e Nocturne torna a farmare, non ha veramente perso troppo tempo, anche perché il termine di paragone è Lilia, uno dei jungler più veloci di tutto il gioco a farmare. Anzi, non torna nemmeno a farmare Nocturne, che sta prendendo dal Gogo anche effettivamente, sì. Mi sembrava di no. Volendo avrebbe l'apertura verso la giungla avversaria, rubare un campo di Lama Becchi, infatti si sta spostando lì. Alla fine la posizione di Fenz è vero che è un po' arretrata, ma c'è anche copertura da Paradox. Blox invece intercetta Exos. In avanti, applica il terrore, Nox non può rimanere in zona, deve intervenire Pinkmin. Bello Ploxy, come si mangia bene l'avversario con quel Spell Shield. Gioca alla perfezione questo scambio, per carità, non trova la kill, non trova niente e rischia anche un po', però quello è un bel gesto meccanico che ha fatto vedere. Con comunque una Tristana costretta a tornare in base, che dovrà teletrasportarsi. Paradox è lì in zona insieme a Fenz. Questa è una piccola ma bella vittoria da parte di Dren. Dren, oddio, le piccole vittorie fanno comodo quando stai giocando contro questa draft. Sì. Abbiamo parlato di campioni che devono giocare in uptempo. Occhio al Pinkmin. Questa è però. Oh, sì, vabbè, tutti quanti. Che fate? Calmi. Tutti flash andati. Dicevo, attenzione a Pinkmin perché la copertura Paradox c'è. Trova gli stordimenti, arriva anche Taba. Potrebbe essere un disastro questo. La combo è ottima su Xai. Exos il flash sul muro. Questo è un first blood su Fenz. E alzano bandiera bianca in maniera ironica i Dren. Ma potrebbe non essere tanto migliore la situazione qua per gli AFN. Pinkmin ancora una volta inseguito. Stavolta ha buoni danni. GG, Taba ancora in. Fenz ancora in soprattutto. E trova la kill. Nox va in avanti, ma c'è già un incantalame. C'è già un'uccisione. Double kill, double crunch per Fenz. E Nox neanche ha trovato la kill perché Pinkmin collusione ha giustiziato l'avversario. Grave, direi. Direi decisamente grave. Una LeBlanc 3-0 versus una Alistar 1-1. Nox va in. Oh no, lato attacco sul minion. Niente da fare. E Taba è lì, tranquillo. Piazza la terza piuma. L'incantalame, l'immobilizzamento. Taparelli! Pulito! Ma antigelo nelle vene. La tranquillità con la quale ha protratto quell'azione. Anche Cheng prova l'all out, va in avanti, continua a scattare. Xante does Xante things, poi morirà, poco importa. Dio mio, che dominio Dren. Sì, Dren vogliono chiudere le pratiche in fretta, vogliono far capire a tutti che è stato solo uno scivolone e che veramente per i loro avversari non c'è mai stata una speranza concreta. Questa è dominazione pura. Siamo a 6 minuti e siamo quasi a 2000 gold di vantaggio da parte loro. E il display meccanico è altissimo. Delle 4 partite che abbiamo visto, questa è quella con il display meccanico più palese da parte dei Dren. E soprattutto non ne abbiamo parlato perché c'è stato un po' di azione nel frattempo dopo quello scontro attorno alla mid, attorno al fiume. Ma aveva già completato, come si vede chiaramente, quel sigillo oscuro LeBlanc. Ora vediamo anche Tab andare in avanti. Pinkmin allontana Paradox, però trova gli stordimenti. Non si fanno ingolosire qua i Dren molto saggiamente, visto che Exos appare sui loro lumi. Tab cerca un immobilizzamento che però non va a segno. E il semirotolante si infrange sul muro dei Dren. Taba comunque lo vedo ingolosito dal positioning. Oh, sì. Pinkmin non è alto in salute. Quello è un Taba di livello 6. E quello si sente tutto. Quelle 3 kill su Fenz si sentono tutte. E sono solo stivali per adesso, eh. Penetrazione flat, utilissima in early game, ma non c'è ancora potere magico a moltiplicare le spelle di quelle LeBlanc. Che sono 6 paura che fa. Quello è vero, quello è vero, quello è vero. Non è tantissimo AP, non è un ma Luden, non è poco, assolutamente no. Non sta andando per la mangia magia Nox, che vuole avere la sua static, vuole avere priorità il prima possibile, ma il prima possibile potrebbe essere decisamente troppo tardi. Sai che cosa ti impedisce di avere priorità in corsia? Morire. Una LeBlanc 2 livelli sopra, credo sia anche. È un sinonimo. Risposta. Sì, giusto. In questo caso, Fenz livello 7. Adesso un livello sopra, Nox comunque recupera un pochettino. Tanti minion schiantati sotto la struttura avversaria. A che serve avere la static su LeBlanc se stai comunque dando 20 minion a Tristana? Pinkmin va in bel tumulto di piume da parte di Taba. Le piume volano e come. Poi riesce a evitare anche il bullet time. Flash fuori, arriva la ferromanzia da parte di Paradox, che penso morirà. Non penso in realtà. No, non c'è mana per GG effettivamente. Con la letalità non basta. Giocata perfettamente ancora una volta da parte di Dren. E c'è non anche Fenz che arriva. Bella capocciata. Ma arriva anche la paranoia. La morte viene dal cielo e porta i colori dei Dren. Altre 2 uccisioni firmate da Plox e Fenz. Ed è 7-2 il tabellone. Ed è 7-2 le unità d'oro che prima dicevamo essere quasi 2000. Adesso sono 3000 e siamo a 8 minuti di partita. Sono
tanti. I Trend sì, sembrano aver downloadato gli AFN. Decisamente. In questa partita li stanno leggendo alla perfezione, li hanno forzati a delle scelte scomode, ma soprattutto avevano le risposte già pronte. E quella LeBlanc AP non penso se l'aspettassero gli AFN a giudicare da come ci stanno giocando attorno. No. E anche, appunto, parlavo del bomb plating che vediamo adesso per Nox. Effettivamente anche LeBlanc nella sua forma assassin utilizza il bomb plating, però quello è proprio il classico setup che vuoi avere per interrompere gli auto-attack. Occhio adesso perché Paradox e Ploxy vanno ancora in avanti, c'è solo Tava, Fenze molto lontano e senza TP. Potrebbe essere stata una scelta un po' azzardata questa parte di Dren, che vedono Paradox farsi un sonnellino e Paradox venir fatto brillare, dicevamo prima, no? Da Nox. Sì. Un Paradox molto brillante, indubbiamente, questo. Non c'erano strumenti di follow-up, ma voglio dire, i Trend non siamo qui ad aspettarci la perfetta pulizia di esecuzione da parte loro. Nel momento in cui sono così dominanti, capisco perfettamente come possa venir voglia di andare in forwarding. Vengono puniti però in questo caso. Da parte di Exos sarà una classica Lilia da maschera, lo vediamo. Non sarà la Lilia a bastone secolare, quindi l'ingresso in partita arriverà. Che lo vogliano meno i Dren, a un certo punto quell'oggetto si farà sentire, ma se riesce a tenere gli avversari a bada, soprattutto se riesce a tenere Nox morto, cosa che, come abbiamo detto prima, a Fenza sta particolarmente a cuore. Nox non può neanche contestare quest'ondata. Non mi sembra un secco così grande comunque, cioè nel senso... Fenza al flash ora, cioè tornato in questo momento, non insisterà, ma potrebbe tranquillamente flashare in avanti, flash W, che anche lì era in cooldown, quindi non poteva farlo fattualmente, ma... Insomma, ci siamo capiti. Da come si è mosso la tentazione c'era. Sì. E soprattutto è sempre bello avere un atteggiamento del corpo così assertivo in fase di corsia, perché lasciare degli ampi spazi all'avversario non serve davvero a tanto. Nox comunque, nonostante le angherie subite da quella LeBlanc, ha la sua static, siamo a 10 minuti di partita, il tempo è abbastanza tecnico, però Fenz è vicino al teletrasporto e in tutto questo comunque anche lui immagino sia abbastanza vicino al Luden. Penso anche a qualcosina in più, sinceramente. E Nox è stato già rimandato in fontana. Immediatamente, sì, è proprio rimandato in fontana. Sì. Back to Gray, in questo caso. Credo che abbia il Luden, effettivamente, Fenz. Sì, ho questa impressione vaga. Non viene colpito dalla pallina alla rotolina, non c'era comunque la ninna nanna melodica da parte di Lilia. E sì, Fenz molto felice di come è andata l'azione. E neanche resetta, continua a farmare, tanto chi lo minaccia effettivamente, che si può far vedere lì? Forzi il teletrasporto di Nox se schianti un'altra ondata. È vero che Lily è felice di tassare una wave in più, però non avevi veramente bisogno di resettare. Oddio, forse sì, sta cercando la kill su Exos, voleva la plate. Salute. Non sarà l'ultima plate che prendo in questa partita, Fenz, te lo assicuro. Resetta e vediamo, il toto build arriva one in questo momento. Plate. Cosa... Taba, ok, arriva il sottomulto di piume semplicemente, scambia tranquillamente, arriva il Luden e sta aspettando, arriva qualcos'altro, il Mejai dopo il teletrasporto, eccolo che arriva, no. Un libro semplicemente. Libro singolo alla fine, però tuttavia i danni di quel Luden si sentono, Nox per fortuna riesce ad attutire un pochettino obbligando il trade back con la carica esplosiva, Paradox in profondità in forma umana. Per adesso, però Ploxy a coprire sul fiume, Paradox non se la sentono di cercare di insistere su di lui sulla giungla, non c'è la Supreme Misfortune, placcature per Taba, la partita sta comunque scivolando molto in fretta ancora una volta. La partita è scivolata molto in fretta. Che male! Che male! Molto. Che dolore! Ti dicevo, la mangia magia potrebbe essere un'idea. Oddio, sarebbe potuta essere un'idea. Ormai LeBlanc è così snobollata che una mangia magia aggiunge zero alla survivability di quella Tristana. Poteva essere un'idea a 2500 gold fa, mi sento di dire, a giudicare dalla differenza dei tuoi mid laner. Esattamente. Mammina. Mammina il Fenzone. Viene invocato il messaggero sotto torre. Almeno per favore, dacci priorità in qualche modo. Nox, vai in, vai. Arriva la paranoia. Ploxy va in avanti, dritto su Nox. Arriverà il terrore, arriverà Paradox. E nonostante l'iniziativa degli AFN, questo è l'ennesimo disastro in casa loro. Perché i Dren fanno ciò che vogliono in corsia centrale. Almeno Exos ha preso i gol delle plate. Ancora una volta fallita la gioca League of Legends a colori challenge da parte di Tristana. 1-4-1, non sta passando un bel quarto d'ora. Sai, è passato così tanto tempo dalla static che forse ce l'eravamo anche noi un po' dimenticata, LeBlanc AP. Sì. E allora, faccio una battuta molto cattiva, mi dispiace Nox, non ci conosciamo, però... e tra l'altro,
non è che hai giocato male a Zir, eccetera, però sembra proprio di vedere il mid laner, il sub, tipo il support, e dice: allora, ci serve un mid laner. Sì. Gioca Seraphine, sì, il sì, primo game, e lo smurfa. Poi dice: abbiamo finito i mid laner. Però, raga, fidati che so giocare anche a Zir. Pure Tristana, se serve. Però poi si trova contro quel tipo di LeBlanc. Fenz è sempre stato forte su LeBlanc, ragazzi. A parte le battute, anche in PG National si è dimostrato veramente di saper pilotare il campione. Quelli sono 13 minuti di partita e quella è una LeBlanc ad alternatore Hextech dopo Luden Scarpe. Eccolo il bonk. Eccolo il bonk! Mamma e quello mia, è il tank, signori, con l'aftershock. Nox salta via anche lui. No? Ma io, prendetevi Pinkwin per una volta. Fatemi guardare l'azione a colori. Arrivati a questo punto, non penso che ci sia molto da fare attraverso la mid lane. No, decisamente. E no, da parte degli AFN mi piace che stiano ruotando Miss Fortune, perché ti serve rompere le fasi di corsia da questo momento in poi. Sai che dovrei cedere le corsie laterali, ma devi cercare di creare una mangiatoia per rimettere Tristana in partita. Draktar è lì, ma su uno 0-2. Static è lì, ma su un 1-4. E mentre quella carica fastidiosissima, esplosiva, si fa detonare sulla testa di Fenz, purtroppo per Tristana, anche con danni poco interessanti, c'è l'ingaggio, si combatte sul fiume. Ancora su Paradox, si riesce a salvare. Paranoia, attivata la Proxima, il seme va a segno stavolta. Arriva Cengol TP, arriva Fenz, lì pronto con la distorsione. C'è anche Taba, un TP in ingresso ed è Malphite che prova a unirsi ai suoi, ma Gigi non riesce a fare niente. Matteo va in con la carica direttamente su Taba, che ha il tumulto di piume, lo utilizza solo adesso. E poi con l'immobilizzamento riesce a bloccare Nox ancora una volta. Fenz mandato a dormire. Cheng ancora a combattere con Gigi e riesce a portarsela a casa. Exos poi troverà comunque la kill. E alla fine Fenz non è stato praticamente toccato in questo fight, ma nemmeno lui ha toccato nessuno. Un fight generalmente molto sporco, un trade che vede tre uccisioni a favore degli AFN che ruotano poi portandosi sul drago. Comunque non è riuscito a trovare un burst utile quella LeBlanc, nonostante le migliaia di statistiche che ha nel suo inventario. Il problema grande è che Taba non ha schivato la suprema di Malphite. Sì. Abbiamo parlato di come l'utilità di Xayah sia succube del dover connettere correttamente con quel tumulto di piume. Il fatto di utilizzarlo dopo che Malphite è arrivato a connettere non è stato proprio dei migliori, perché nel frattempo abbiamo avuto la profondità di Cheng che ha provato l'1v2 e per carità ha trovato Jeje, però non è servito a molto nel momento in cui LeBlanc viene zonata e non riesce a mettere giù burst e comunque gli avversari stanno trovando le kill. La partita si è ridimensionata da quello scambio e i Dren questi scivoloni li hanno avuti per tutta la serie. Solo che questo scivolone è un po' più presto sul timer rispetto a quanto visto in precedenza, è molto più significativo ovviamente. Comunque viene preso il messaggero, comunque c'è Fenz da solo su una torre a farmare ed è molto vicino a quell'ombro fiamma che tra poco sarà un problema, mi sento di dire, è la, beh, mia, sì, la mia analisi. Sì. Ma gli FN si fanno fatti coraggio e possono andare in avanti. Trovano anche Paradox, ma l'interazione non premia Pinkwin stavolta. C'è stato tra l'altro qualcosa di veramente strano, perché sì, era stata una scappata quando ancora era a mezz'aria sul muro, non si capiva da che parte cadesse, tipo la pallina ferma sulla rete a ping pong, non lo so. The Cheng, top bot side, nel frattempo riesce, grazie anche ai proc di Guanto del Gelo, ad ammorbidire la struttura avversaria, comodo pushare sulle corsie laterali. Quanto tra l'altro a breve sarà disponibile anche per Malphite. Malphite armato di stivali della rapidità. Interessante, devo dire, come scelta. Molto interessante, anche perché non è tendenzialmente il campione per il quale ti interessa davvero avere resistenza a rallentamenti Malphite, visto che ruba velocità di movimento dagli avversari, però vedremo effettivamente come si evolverà il suo decorso di partita. L'ombrofiamma è arrivata per Fenz, ancora non investe i soldi sul Mejai. Qua ci vedo un po' di scaramanzia, il solito... Aia, zero scaramanzia qua, zero scaramanzia. Demolito ancora una volta Nox. Te l'ho detto, arrivati a questo punto la mangia magia non aggiunge survivability. Dovevi prenderla per... Oh mammina mia. Ok, occhio a Cheng, occhio a Matteo anche, perché quella carica è ancora a disposizione. Taba ha di nuovo il tumulto di piume e Fenz anche senza static, quell'ultimo auto-attack riesce a lanciarlo. Anche perché comunque Fenz si sta avvicinando ad un quantitativo di potere magico sufficiente da poterlo utilizzare per picchiare le torri. Sì. Ricordiamo che la formula con la quale viene calcolato il danno alle strutture non è fai danno in base al tuo AD, altrimenti i maghi non pusherebbero su League of Legends. Se il tuo AD o il 40% del tuo AP è più alto, usi quello per fare danni alle torri. Quella è una LeBlanc molto snobollata. Ed è vero che sta puntando sul penetrazione più che sul potere magico grezzo, però voglio dire,
Però erano 289 AP comunque erano. È stata inquadrata un attimo, quindi sì, cioè, ce li ha. Sono tanti, 289 AP. Sono a veramente punto tanti. Di partita con solo oggetti da penetrazione flat? Sì. E vedere Xayah minacciare Malphite a suon di Basic fa un po' sorridere, però alla fine Taba ha la sua suprema per potersi risistemare. Tra l'altro stavolta la purificazione c'è. E dicevo, sul Mejai, piccola battuta, ci sono tanti giocatori che dicono non compro il Mejai proprio per scaramanzia, perché le 10 stack appena prendo il libro spariscono in qualche modo. Inizia a andare tutto male, quindi secondo me potrebbe essere quell'angolo. Ci sta anche voler prendere gli oggetti concreti, tra virgolette, in questa partita per spaccare prima, però è da un po' che ha quelle 10 stack effettivamente le blank. E le 10 stack sono un punto veramente importante per l'oggetto, perché ne parliamo dopo, qui si rischia a fare. Mamma mia, quella era una Q. Quella è una Q su Gigi. Arriva la torre grazie al messaggero e poco altro. Manca ancora un po' gli obiettivi. Il barone non è facilmente affrontabile dai treni in questo momento. Un minuto al drago invece, anche se sarebbe drago nuvoloso, è il classico motivo per menare le mani. E dicevo, Mejai, 9 stack di Mejai lo rendono 100% gold efficient. Sì. 9 stack. 10 stack lo rendono 160% gold efficient, perché si aggiunge la move speed. Yes. Che ha un valore enorme sull'oggetto, specialmente quando stai giocando una LeBlanc che si sta muovendo così tanto sulle corsie laterali, che vuole giocare la mappa, che vuole essere presente negli in e out. Ma stiamo ovviamente parlando tanto di LeBlanc perché ha monopolizzato con le sue azioni la partita finora. Ma zitto zitto, comunque anche Taba si è appena portato a casa le Navori. Sì. E per quanto chiaramente in una build della letalità anche il collector secondo per Gigi sia un problema e non ci siano grossissimi tank a parte Rell e Xanter dall'altro lato, sono un campione da critico con due oggetti, come Xayah tra l'altro, campione da critico su Navori, è molto preoccupante. Nuovamente la paranoia, nuovamente Fenz e Plox in avanti, la testata ad allontanare Nocturne, alla fine è un nulla di fatto su questo ingaggio. Si mangiano comunque il teletrasporto di Nox in uscita dalla paranoia, però si mangiano la paranoia, è quello importante come strumento di controllo degli obiettivi nel momento in cui si vuole lottare per quel drago di cui parlavamo prima. Parlando di lottare, si lotta in side lane, si lotta in mid lane, tanti danni da parte di Fenz. Sì, però lotta da solo Fenz, cioè nel senso, sì, non è una lotta alla pari, quello è sempre il tank. Teoricamente. Sì, molto teoricamente, ma se non c'è la paranoia abilità, c'è la paranoia del camminare in una strettoia verso le blank ad allontanare gli FN da questo drago, i Dren lo andranno a prendere senza problemi. Taba viene rallentato dalla pallina rotolina, ma non si va a premere il grilletto sulla Ninna Nanna. Non era un bersaglio appetibile considerando quanto lontano fosse Malphite. Il drago va. Questo va a bloccare anche la possibilità di giocare attorno all'anima come condizione di vittoria per gli AFN, che si ritirano a riccio all'interno della loro metà campo mentre avanzano attraverso la giungla avversaria. I Dren, rotazione di LeBlanc sulla corsia inferiore, l'ondata non ancora piazzata bene, ne approfittano per un contropiede sulla topside. Gli AFN riescono a trovare la torre esterna. Occhio al flank, Fenz trova Gigi, flash istantaneo, appena appare quella LeBlanc sullo schermo e poi possono provare ad andare avanti perché non c'è stato neanche il vero ingaggio. Paradox va in avanti con la ferromanzia, si mangiano anche il salto razzo di Tristana e Pinkmin nuovamente con la testata utilizzata solo per allontanare gli avversari, ma Cengo li trascina verso di sé con il terzo colpo di intofo, non basta per andare in avanti, i Dren continuano a cercare un fight che però non riescono a far concretizzare. Almeno da questo punto di vista gli FN molto attenti a non cedere nessuna vittima. Parlavamo. Ok. C'è il bullet time, ma c'è anche la paranoia. Non vede quell'Alistar, non può lanciarsi davanti Plox a cercare una solo kill. Anche perché era molto deep. Probabilmente avrebbe traddato la sua barra degli HP per gli ultimi 100 HP di Alistar. The Cheng davanti a tutti, statuario Matteo non trova angoli per connettere su qualcuno con la suprema. Plox ritorna, va ad acquistare Mannaia Oscura pronta per lui e adesso quella permetterà a Xayah di lavorare ulteriormente meglio. Five Nights at Fenzy, in questo caso il titolo del gioco a cui stanno giocando gli AFN. Abbiamo visto il jump scare di Fenz forzare le summoner degli avversari semplicemente esistendo. Ti esce fuori una maga con un bastone colossale in mano, visto che l'ha appena acquistato uno, ed effettivamente quello è un bello jump scare, un bel jump scare da dover sopportare. Povero Nox, questa partita veramente non tecnicamente la può recuperare, certo, però poi dicevi? La realtà è questa, cioè nel senso
quella era comunque una combo da parte di Fans. Arrivano tutti quanti per gestire lui, c'è il teletrasporto, non vogliono cedere la vita di LeBlanc. Nox va in avanti, c'è l'addormentamento, c'è lo shutdown e va anche su Exos. Arriva ora la paranoia, ma non c'è il DPS principale. Xayah sta arrivando su adesso, non possono ingaggiare i Dren. Ma soprattutto con lo shutdown sulle blanche. Vai, no? Il Paradox, prova ancora a insistere. Taba trova anche un incantalame, ma c'è la carica. Bello il tumulto di piume, ma purtroppo le piume vanno al contrario. Immobilizza solo ora Malphite. Vai in Cheng e trova Gigi, trova la kill. Almeno Xtante se ne porta una a casa, ma Exos è una furia e trova un'altra uccisione. Gli FN vanno sul barone Nashor dopo queste kill. Questa però è una kill importante. Hai rimosso uno dei tiratori. Questo significa che il tentativo di conquista del barone verrà rallentato. Ci sono le bruciature da parte di Double Mask Lilia. Comunque ammorbidiscono in fretta la barra della salute del lucertolone viola. Taba sul fianco, non ha la suprema, potrebbero chiudere su di lui. Loxy flash smite. Ha flash smite, ma ha anche un Pikmin che lo vuole allontanare. C'è Fans, Ploxy prova ad andare in! E Ploxy lo trova! E ora Taba può attivarsi! Ploxy trova le kill, Fans cade nuovamente, ma una tripla uccisione per Taba! Questo è stato un gran bello show. Questo è stato un gran bello show da parte di Ploxy. Il giocatore sembra finalmente aver rodato bene con la squadra. Si è messo al servizio della squadra e ora è il protagonista con questo Nocturne. Vuole essere, tra l'altro, la scaramanzia ha premiato Fans, perché ora quelle stack sono diventate due, ma quello è un Rabadon che arriva ad un prossimo back. E quello è un oggetto dove non serve neanche iniziare a parlare della gold efficiency. Costa tanto, ma dà tantissimo. Sono enormi e questo Bore Nashor è un problema, perché quella è una misfortune da letalità, non è una misfortune da critico che auto-attacca spesso. Già. Non c'è wave clear al momento. Nox, poveraccio, l'abbiamo detto più di una volta questa stessa frase, al momento non si può esporre per pulire le ondate. Al momento non si può esporre pubblicamente, nel senso, stiamo comunque parlando di un inventario inesistente, ancora deve chiudere le navori e con questa mangiatoia che si è creata sulla corsia laterale è possibile che riesca a farlo sul prossimo back, ma contemporaneamente questo espone la sua metà campo. Vanno, grazie al barone appena rubato da Ploxy, a prendere la torre interna sulla corsia inferiore, vanno a zonare dalla giungla avversaria grazie a un ottimo pattern di visione profonda. Con i lumi, i Dren continuano ad avanzare e si sposta contemporaneamente sulla mid lane LeBlanc per accompagnare anche lì un'ondata. Ricordiamo, LeBlanc era morta, di conseguenza hanno bisogno almeno di Ploxy per potenziare la wave. Ma l'assedio c'è, c'è sulla mid lane, c'è sulla bot lane. È comunque difficile per gli FN farsi sentire, ma le ondate sono state già un po' sottigliate, quindi Sim rimanda ad una prossima wave, comunque una Baron Power perché continua a lamentare. Siamo a 4000 gold partendo dai 1500, ricordiamo, quindi niente male direi per questi Dren, anche se le ondate non sono perfettamente allineate. Penso che Fans e Ploxy abbiano abbastanza tempo per provare a forzare su questa torre già molto pesantemente ammorbidita. Arrivano tutti quanti gli FN alla fine a coprire. Il punto è che c'è il drago. Il drago sta spawnando e questa sembra essere la classica manovra dove i Dren si rendono conto perfettamente di aver portato a casa gold importanti durante la Baron Power Play e quindi possono andare a resettare sul quadrante attorno all'obiettivo. Oh, c'è l'ingaggio su Taba, carica, ma c'è il tumulto di piume e incantalame che non immobilizza nessuno, ma sono cooldown importanti che se ne vanno mentre c'è la linea melodica. Quindi Paradox ingaggia per rompere gli indugi. Occhio al bullet time! Perfetto stavolta da parte di Gigi, nonostante la paranoia non si fa spaventare da quello che i Dren non potevano mettere giù. Bravi, bravi gli AFN, riescono ogni volta, rapaci come non mai, a punire gli errori di overestensione dei Dren. Indipendentemente da come si andrà a risolvere la serie, questo è un segno importante di salute da parte della squadra. Stiamo parlando di una squadra che, nonostante sia in inferiorità monetaria, appena vede uno spiraglio lo va a prendere. Sì. Devono maturare, devono imparare a gestire meglio la mappa sulle prime rotazioni, vero. Ma ogni volta li stiamo vedendo combattivi, mai ad arrendersi, mai a cedere spazi gratuitamente. Mi stanno piacendo gli AFN. Molto. E sono. Stanno giocando comp da teamfight, quindi è anche giusto che riescano a fightare bene, ma non è scontato che lo facciano. Quindi. Anzi, ti dirò, da quando casto League of Legends, fare la cosa più matematicamente opportuno all'interno della partita succede davvero di rado. Sì, vero, anche questo effettivamente come realtà. Nox, che nel frattempo ha raggiunto le navori e l'abbiamo detto, lo stavo dicendo prima che quasi venisse fatto sparire nel primo momento in cui gli FN hanno trovato la parvenza di una buona azione. È una Tristana, a un certo punto tornerà in partita, ma ad un certo punto è ancora massicciamente indietro e Fans voleva dimostrarcelo, ma c'è anche Paradox a dargli copertura insieme a Ploxy, non può stare da solo Nox. Tutti gli FN ripiegano a proteggere il loro mid laner.
Però qui stiamo vedendo l'altro lato della medaglia di questa LeBlanc. Una LeBlanc molto più lenta a prendere brio sulle corsie laterali. Sì. Non può contestare sulla mappa Tristana e si combatte in giungla. Già l'ingaggio, Pinkmin costretto anche alla sua Supreme per avere salva la vita contro i controlli che stavano mettendo giù i Dren. Senza anche quel Mejai, anzi quel sigillo oscuro, inizia, ecco la resistenza magica che Nox ha accumulato. I danni di LeBlanc non sono più così netti. Ora occhio però a Cheng contro Matteo. Cheng non riesce più a trovare questi 1v1, nonostante non ci sia così tanta armatura nell'inventario di quel Malphite, che anzi ha preso un'intera maschera abissale. Sì, c'è tanta armatura. Il però problema c'è anche grande è quando la passiva è disponibile. Mm-hmm. Quel Rabadon dell'armatura. Vogliono la Ninna Nanna? No, non premono il tasto. Taba colpito da Exos. Vediamo se viene premuto il grilletto sulla Ninna Nanna. No, ancora no. Exos continua con le parine rotoline. Ok, non premi sulla Ninna Nanna, ma quelle bruciature si stanno facendo sentire. Tornato Paradox. Occhio. Non Paradox avrà salva la vita, a meno di miracoli. Ferromanzia che però blocca Pinkmin e invece basta quello. Okay. Neanche un vero miracolo. Un solo controllo su Alistar. Posizionato bene, sfrutta bene i muri, sfrutta bene l'assenza di informazioni degli avversari che non sapevano quanti rinforzi ci fossero all'interno di quella trifronda, quindi decidono di non insistere. Malphite 470 di armatura. Ha tanta armatura, scusatemi, non lo dico mai più, ma mai più effettivamente. Non pensavo, pensavo solo all'inventario, non pensavo al campione, effettivamente. Quello è un po' un problema in questo caso, perché comunque lo stiamo vedendo, Taba fatica a farsi sentire su Matteo. Faticheranno tutti a farsi sentire su quel Malphite. L'idea è molto più quella di giocarci attorno. È vero che hai un Lord Dominic, ma il 30% in meno di 470 rimane comunque un valore alto. Sì. Tra i 120 e i 150, poi più o meno quello che è esattamente, ragazzi, calcolatevelo voi perché io non vi posso aiutare in questo momento, visto che sta spawnando il Barone Nashor. Siamo a 30 minuti esatti di partita, continua Cheng a pushare, continua anche Fenz a farlo, come dicevi tu, lentamente. LeBlanc non da static, non ha quello stesso vantaggio, ma la LeBlanc che penso si stia portando anche verso un bastone del vuoto per arrancare più danni, ma Paradox ancora una volta si fa spottare da solo. L'ingaggio di Pinkmin non è così efficace su questa rel e alla fine intanto non è un problema. Malphite ha tanta armatura, la struttura no. Sì. La struttura viene ridotta, bassa in salute, e Cheng potrebbe addirittura azzardarne la distruzione. Ci si porta in avanti e se la porta a casa. Bravo. E non insiste ovviamente sull'inibitore a questo punto, anzi vuole che Matteo magari si teletrasporti in questa zona di mappa, vuole tenerlo lì inchiodato. C'è però anche Gigi lì in mid lane, quindi questo è un ottimo spiraglio per i Dren. Arriva il teletrasporto comunque realizzato in tempo da parte di Malphite, ma viene bloccato giustamente da Xante. Paradox va in tumulto di piume e incanta lame, ma non muore nessuno. Il bullet time a tagliare la strada ai Dren. Pinkmin torna in, ma Taba trova la kill. Gigi flash in avanti, Taba con l'incanta lame a bloccare. Nox Bloxy resuscita dalla morte dopo con l'angelo custode, ma non riesce a portarsi a casa nessun altro. Fenz che torna a ricordare che LeBlanc fa ancora male, può ancora sparare quei colpi e trova la kill sull'avversario. Cheng va in avanti, c'è l'all-out ancora a disposizione, vuole inserirsi, riesce a portare al di là Exos e poi con la Stoneplate rimane in vita un'altra kill per Fenz e Matteo sarà il prossimo a cadere un ace per i Dren. Ok Dren, ok, sono rientrati a farci vedere quanto la loro composizione fosse in vantaggio, perché per un attimo ci avevano dato l'impressione di starsela prendendo un po' troppo comoda. Alla fine no, alla fine quando si inizia a dar di mano attorno agli obiettivi si prende la carneficina, si prende la torre mid, si prende l'inibitore bot, si prendono finalmente le coriacee carni di quel Malphite e questo è quanto. Questa è una gold lead adesso mastodontica, 8300 unità a loro favore, un 22-16, la mappa sotto controllo e già sono sul barone. Facile facile questo barone Nashor con un terzo drago eventualmente che puoi tranquillamente concedere agli FN nonostante la taglia obiettivo. L'inibitore è caduto, come giustamente sottolineavi, un inibitore scoperto in corte centrale. Tutto comodo ora per i Dren, nonostante quel solito momento di svarione, quello scivolone, adesso sono ripresi pericolosamente la partita nelle loro mani, pericolosamente per gli AFN. C'è un teletrasporto di entrata ed è Cheng che appare. Comunque il drago vuole essere conteso al momento. Eccolo Fenz che ricomincia a far voce grossa. Fenz, ruolo chiave nell'avanti e indietro. Parlavamo degli del jump scare di quella LeBlanc, ne abbiamo visto uno che ha cancellato completamente GG dalla mappa. E per quanto adesso ci sia lo spell shield, non ti darà tantissimo purtroppo. No, decisamente
non tantissimo. E parlando però in generale di come gli AFN vogliono utilizzare quei due tiratori, il problema grande è che noi abbiamo parlato della difficoltà che avrebbe avuto Xayah ad autoattaccare in questa partita. Purtroppo l'elemento snowball di LeBlanc ha immediatamente invertito questa rotta. Sono i tiratori degli AFN che hanno paura di attaccare durante i fight. Ed è vero che Miss Fortune da letalità comunque può dare un enorme contributo anche grazie alle sue abilità, ma fino a un certo punto. Sì. E soprattutto il campione che rende davvero la vita difficile degli auto-attack in senso stretto nel matchup diretto tra i due tiratori è Tristana. Tristana è comunque a livello 15 al momento. Ora non ho i numeri esatti in mente, però insomma è abbastanza significativo quanto sia indietro rispetto anche solo a Taba, che ha raggiunto il livello 18 al momento. Sì, situazione tragica. Il tiratore degli AFN 4 livelli sotto quello dei Dren. Sì. La mid lane 3 livelli indietro. Quello è il tank. Giochino di prestigio. Tante volte l'ho detto in questa partita. Quello era il tank. Mentre Cheng va in avanti, sorprende Nox, prova con l'all-out ma non riesce ad allinearsi. Va in e trova l'addormentamento. Dexos che trova anche la kill su Paradox grazie al pop di quella suprema, va in con la carica Matteo, ma Fenz se ne va lontano, tranquillo con la distorsione. Ploxy, Tava e Fenz aspettano solo il momento giusto per tornare in avanti, perché i danni ci sono ma non vogliono esporsi così comodamente. Guarda che danni che mette giù comunque Gigi su un bersaglio fragile come quella LeBlanc. Non possono commettere errori, i Tren sanno bene che non possono far riaprire una partita. Nonostante siano 10.000 gol di vantaggio, il game è tutt'altro che finito. Sì, ancora riescono a tenere gli inibitori in piedi, cosa molto importante per cercare di rimettere piede sulla mappa. Stiamo comunque parlando di una Baron Powerplay per adesso ancora in positivo. Taba va a strozzare la giungla avversaria e i FN che devono mettere pezzi a colori sul quadrante inferiore dove i super continuano ad avanzare. E si riprende controllo di mappa a 2 minuti e 40 secondi dal drago che vorrebbe dare l'anima dovesse spawnare ai Dren. In questo i Dren non li vedo neanche interessati a far passare questi 2 minuti e 40 senza fare niente sulla mappa. Eccolo lì, ancora una volta. Pinkmin rischia di salutarci molto in fretta. È vero che è il tank, non ha resistenza magica, comunque c'è, nel senso non ha niente, ha solo armatura, anche è l'araldo di Zeke. È un tank quando preme la R. E in quella sì. Azione di prestigio sulla mid lane prima non aveva premuto la R. Decisamente no. Bisogna quasi solo ormai aspettare l'inevitabile se sei gli AFN, che hanno ancora la possibilità remota, lontanissima, difficile ma sempre presente di rientrare in partita. La Wombo Combo ti dà quella garanzia, ti dà quella possibilità di trovare l'angolo per il fight perfetto. Nox continuerà a scalare, 3,5 oggetti, è lontano ma è una Tristana che fa male, troppo lontano forse, è quello il problema, la cosa che deve passare. Si gioca attraverso la mid lane, vogliono aprire la base avversaria, hanno bisogno di aprire la base avversaria, perché comunque abbiamo visto che i Dren sulla gestione di queste azioni conclusive non sono mai stati veramente pulitissimi nella serie finora. Vogliono o cercare il fight decisivo che ti chiude la partita, oppure per loro anche con quella del Blank prendere qualcuno fuori posizione sta diventando un problema. Tranne Pinkmin, che a quanto pare è il punching ball preferito di Fenz. Prova ancora andare avanti Fenz con la distorsione, prova sempre solo Pinkmin, non c'è l'ondata ma non c'è neanche quella degli AFN, quindi i Dren potrebbero farsi un po' ingolosire su questi inibitori, non lo fanno, doppia distorsione ed Exos viene esploso praticamente e questo crea la priorità per andare con l'ondata verso il primo inibitore, visto che respawna anche quello in corsia inferiore in questo preciso istante. Ancora Super Minion a premere in quella zona, quindi sono tre pushing wave al momento per i Dren. Oh, Nox va in su Ploxy. Ci prova, abbastanza ma abbastanza folle questa idea, ma fa capire che sta riprendendo fiducia anche lei. È vero, ma ha una GA Ploxy, quindi comunque ucciderlo, provare a ucciderlo richiederebbe tantissimo tempo. Riescono a trovare alla fine la Ninna Nanna, ma viene purificata da parte di Fenz e questo non facilissimo adesso da gestire, perché hai una LeBlanc a piede libero e non è quella suprema per gestire team fight da parte degli AFN. Anzi, arriva la paranoia, non è neanche per forzare un ingaggio. Guarda Fenz che lavoro che sta facendo tranquillamente a pushare mid lane, a cercare di aprire anche bot lane. Era anche una paranoia per far disincentivare gli FN all'ingaggio. Sempre lenti i Dren in questo momento, ma non mi dispiace questa lentezza al momento. Sono ancora nell'angolo in cui va bene essere così lenti.
fino a un certo punto, se posso dire la mia, sì. Perché comunque stiamo parlando di due tiratori dove, per quanto tu voglia giocare attorno alla letalità, hai il Seril da adesso e quindi non solo hai una tonnellata di velocità d'abilità, ma inizi ad avere anche un'importante penetrazione percentuale per gestire anche i bersagli più coriacei con quella Miss Fortune. Aggiungici una Tristana che Kraken Navori alla mano sta arrivando a scalare anche lei. È vero che sei nella parte di gioco in cui puoi permetterti di attendere, è altrettanto vero che stai lasciando spazi ai carri avversari per prendere i loro oggetti. Perché, voglio dire, la partita degli EFN è comunque a una buona ulti di Malphite dall'essere rimessa, sì, nelle loro è mani. È quello il discorso principale. È un fight che non è così difficile da ottenere per loro. Sono campioni tutti sfuggevoli, quelli di Dren, ma l'errore ci può stare. Può capitare e può arrivare. Non sarebbe solo un errore di Dren, quello va anche sottolineato, ma abbiamo visto in precedenza buoni fight da parte degli EFN. E i Dren ancora si perdono un pochettino sulla chiusura, cercano zone di combattimento da forzare, ma sono bravi gli EFN soprattutto a tenere controllo di visione nonostante una mappa così in difficoltà. Arrivano i teletrasporti da parte di entrambe le squadre, si gioca a quintetto unito attorno a questo barone, mentre Miss Fortune comunque lì vicino va a pulire le ondate sulla corsia centrale che vedono i super avanzare. Pinkmin ancora vittima delle angherie da parte di LeBlanc, ma basta indietreggiare per prendere spazi, i lumi di controllo continuano a disperdersi e questi sono scambi monetari anche interessanti se consideriamo che ogni lume di controllo alla fine sono 100 gold di swing tra i 70 che costa e i 30 che dai. Sì, c'è da dire, siamo un po' tornati a quello che stavamo dicendo nel game 1. I Dren che non riescono a piazzare visioni in profondità, che non riescono ad affacciarsi, e Fenza che ancora una volta rischia di far esplodere il solo Pinkmin, ma è sempre lui che deve prendersi carico di questa responsabilità. Matteo e Linzo a Fenz ancora una volta a cercare di trovare qualcosina su Malphite che non viene neanche scalfito nel suo scudo granitico. Alistar non ha la suprema e questo è il take importante, perché finché lo obblighi a indietreggiare ma non forzi quei cooldown va ancora bene. Adesso che Alistar non ha la suprema puoi andare a premere a tua volta. C'è lume di controllo nel pit del barone. Fenz è sotto visione, va comunque in. Va bene Fenz, anche sotto visione. Fa sparire il jungler e questo va benissimo. Cade poi per mano di Miss Fortune. C'è la paranoia, ma non possono ringaggiare, anche perché non vogliono ringaggiare i Dren. C'è Xante in base, tranquillo, con due, tre ondate di minion gigantesche. E devono sbrigarsi a tornare a casa gli FN. Non so se faranno in tempo. Cenk potrebbe chiudere quel game. Solo Gigi è arrivato, che però viene avanti col bullet time e si inchioda al terreno contro Xante, che lo porta in all out. Sarà la kill di The Cheng a firmare la partita, probabilmente sì, anche perché i Dren sono arrivati alla fine. È la giocata folle quella che porta alla vittoria dei Dren, 3-1 firmato e passaggio al turno successivo. Per gli FN ci sarà il loser bracket ad aspettarli. GG Dren, la partita diciamo che a un certo punto era già scritta, sì. Ma ci hanno messo un pochettino a firmare e consegnare le pratiche. In ogni caso una condotta di gioco pulita. Appena si sono resi conto che gli Away From Normal stavano iniziando a punire gli errori nonostante lo snowball di quella mid lane, hanno detto marcia indietro, sì. Fermiamoci, non commettiamo errori da qui in poi, tanto con questo vantaggio a un certo punto vinciamo. È vero che i carry avversari, l'abbiamo sottolineato durante la partita, stavano riprendendo risorse, ma alla fine sono riusciti a forzare quel briciolo di follia in più necessario e hanno chiuso in tempi tecnici. Quindi bravi Dren oggi, una serie che non ci ha detto tanto di quella che è stata la loro evoluzione come squadra, mm-hmm, rispetto ai Dren che abbiamo già abbandonato ad esempio dal Naz, perché comunque hanno giocato i loro campioni. L'unica cosa veramente fuori dagli schemi è stata questa LeBlanc che torna sul potere magico, ma perché siamo in 13-14 e quelli comunque sono dei danni interessanti. Certo, a un certo punto era praticamente diventata Ezreal che puccava Alistar per buona parte della partita, però sono 48.000 danni in 40 minuti. Decisamente non male da parte sua. Poco da dire, sottoscrivo tutto quello che hai già aggiunto tu. I Dren che non hanno mostrato niente di particolare, e anche la LeBlanc, per quanto sia quella P, è un campione che Fenz già giocava prima, quindi sì, potevamo aspettarcelo che sapesse giocare anche la forma P, che non avesse iniziato a giocare LeBlanc ora che c'era la Static così all'improvviso come giocatore.
alla fine la composizione dei Dren era anche discretamente funzionale per cercare di forzare gli scenari. Sì. Grande protagonista invece della chiusura è stato The Cheng. Alla fine la riscossa, la rivalsa dei top laner che riescono ad avere un impatto significativo all'interno della partita, e non tanto per l'azione meccanica dell'andare a trovare i carry avversari, perché quello, voglio dire, sei Xante, Xanti le cose. Il punto è la pressione di mappa che è andato ad applicare. Sì. Costantemente come un avvoltoio appollaiato sulle wave di quella corsia inferiore, quando vedeva che gli avversari provavano veramente a contestare il barone, immediatamente andava a fare breccia. Bravi Dren, oggi è vero che non ci hanno mostrato un cambiamento, ma perché mostrarlo se vince? Sì, infatti, e vedremo ora un rapido sguardo a questo bracket per riraccontarvi dei Dren che vanno praticamente in finale del Winner Bracket con gli Away From Normal rispediti il Loser Bracket. Domani Enemies contro Novo Esports, sempre alle 19 qua su PG Esports LOL, per vedere chi uscirà i Dren e chi invece andrà sull'orlo dell'eliminazione insieme agli AFN. Un matchup molto molto interessante, molto molto intrigante. Tra l'altro ieri dopo la finale Scar ha detto: io rispetto tantissimo questi Enemies, non vedo l'ora di giocare contro Copra perché l'ho visto giocare tutto l'anno, non vedo l'ora, so che giocatore è. Beh, stiamo comunque parlando, te l'ho detto, di un team degli Enemies che è arrivato anche loro in una fase traballante comunque a dover fare il cambio di lega, però stiamo parlando di un team degli Enemies che ha completamente devastato il Proving Grounds. Enemies, primo split perfetto del Proving Grounds, sì, da parte loro prima di avanzare alla lega successiva, e adesso che ritornano ad affrontare questa lega lo stanno facendo però contro dei Novo che hanno comunque portato dalla loro una stagione dominante, quindi stiamo proprio parlando dei due grandi protagonisti del ProGro uno contro l'altro, due generazioni di protagonisti, sì, perché non sono stati protagonisti nello stesso momento, ma quando lo sono stati non hanno lasciato intendere che ci fosse spazio per qualcun altro attorno a loro. Assolutamente, e ce la seguiremo tutta quanta questa Best of 5 domani alle 19 qua sui canali di PG Esports, ma per stasera è davvero tutto da parte mia, del mio collega e della regia è tutto quanto. Buona serata e a domani.